Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. C'è un po' l'eco qua in soggiorno, mi sto rendendo conto in questo momento. Tornata su YouTube, non potevo non filmarvi subito un home tour aggiornato perché naturalmente ancora non ve l'ho filmato da quando sono tornata a vivere nella mia casetta in Italia. Se mi seguite da prima del 2020 conoscete già questa casetta perché appunto questa è la mia casa, cioè è mia casa di proprietà e quindi abitavo qui prima di trasferirmi ad Amsterdam. Però anche se mi conoscete da prima del 2020, così com'è questa casetta non l'avete mai vista perché tutti i mobili sono diversi rispetto a quelli che avevo prima. La porta d'entrata è alle mie spalle e questo è quello che vedete appena entrate nella mia casetta. Allora, qui subito all'ingresso ho preso questa scarpiera che è bellissima su Amazon e mi piace perché c'è sia la possibilità di sedersi perché c'è questo cuscino e poi sotto c'è tantissimo, tantissimo spazio per le scarpe, le ciabatte. Sopra questa scarpiera non so ancora cosa fare, se lasciare questo quadro oppure toglierlo e mettere una specie di aggiunta proprio uguale a questo mobiletto, perché era tipo un set, avevano quindi diverse tipologie di mobili per l'ingresso. E forse vorrei aggiungere qui la parte per i cappotti oppure qualche mensolina, devo vedere. Consigliatemi voi naturalmente qualsiasi cosa, se avete consigli, se ve ne intendete, ma anche se non ve ne intendete, avete semplicemente consigli perché siete creativi, fatemi sapere. Poi proseguiamo. Allora, qui in realtà sono particolarmente orgogliosa di questo mobiletto, ragazzi, perché sotto c'è il contatore orribile della luce che hanno voluto installare per forza così in alto, quindi si vede un sacco, cioè dico almeno mettetelo giù, no? Hanno voluto installarlo qui ed era veramente orrendo e quindi ho comprato questo mobiletto su Amazon, che sarebbe teoricamente un mobile da bagno, però la grandezza era perfetta per coprire quel contatore orribile, quindi consigliatissimo, è molto molto più bello così, io non lo sopportavo, quindi a parte questa parentesi. Proseguiamo, allora da questa parte lo vedete, ci sono le scarpiere, sono appunto due grandi, in realtà sono tantissime mensole, adesso le vedremo assieme, ma intanto continuiamo. Qui c'è questo mobiletto che ad Amsterdam l'avevo messo in soggiorno, qui invece ho tantissimo spazio nei corridoi, quindi posso arredare anche i corridoi, qualche quadretto. Questi dettagli sono tutti dettagli originali del 1800, se non sbaglio 29, di quando è stata costruita la casa, inclusi queste pietre che sono stupende e danno un sacco di carattere all'appartamento, secondo me. Proseguiamo, qui subito a destra c'è la mia camera da letto, quindi direi di iniziare subito con questa. Benvenuti nella mia cameretta rosa. Allora, qui il quadro è rimasto lo stesso, il letto l'ho rifoderato completamente, qui sia il comò che i comodini sono rimasti gli stessi. Direttamente di fronte al letto invece ci sono la cabina armadio ed il bagno che adesso vi faccio vedere. Allora, iniziamo dal bagno. Qui, se vi ricordate, questa casetta naturalmente non è cambiato molto, a parte il tappetino e i miei prodotti. Hello! Molto essenziale, ma più che sufficiente. Anche qui c'è tanto tanto rosa. Ci sono tutti i prodottini che utilizzo di più, ma magari potrei farvi una shower routine aggiornata oppure una skincare routine aggiornata, fatemi sapere voi. E lì tutti i prodottini della doccia. Quindi qui il bagno, adesso vi faccio vedere la cabina armadio. Eccoci qua, se vi ricordate. Allora, i mobili qui nella cabina armadio sono gli stessi, se vi ricordate, però da questa parte anni fa avevo tutte le borse, ma erano tutte troppo appiccicate l'una all'altra, quindi vi farò vedere, le ho spostate. E adesso qui ci sono tutte le mie cosine estive, in realtà sì, le mensole arrivano fino in altissimo, perché qui ho 3 metri e 30 di altezza, quindi lì ci sono, sopra l'armadio ci sono tutte le mie valigie, il piumone e varie cose extra, insomma, che utilizzo poco. E qui sono tutti gli abiti lunghi, appunto, tutte le cosine invernali in realtà sono sotto il letto perché è contenitore, quindi
È come avere un altro armadio in realtà, quindi tutte le cosine invernali sono lì. Dovrò fare a breve il cambio armadio perché qui sta iniziando a fare freschetto a Trieste. E da questa parte ci sono, vabbè, lassù cappelli, anche qui cappellini vari. E poi qui ci sono gli abiti che ho suddiviso per colore. Qui altri vestiti, gonne e qui... niente di che, qui devo ancora mettere a posto, c'è qualche beauty case, appunto qui. Lassù ci sono felpe e cosine per la casa, che ho lasciato fuori dalle cose invernali, perché magari la sera fa freddino. E qui ci sono i top, anche questi suddivisi per colore, qua sotto invece i jeans e i pantaloni. Qui invece sotto agli abiti, allora nel primo cassetto ci sono cinture... qualche foulardino e i cerchietti dietro. Qui questi sono nuovissimi, li adoro, sono degli inserti per i gioielli e mi piace un sacco il risultato. E qua sotto poi ce ne sono altri, questo era l'inserto che già avevo anche ad Amsterdam. E poi là sotto, vabbè, ci sono semplicemente altri vestiti, qui ci sono le cose per il mare. E là sotto vestiti per la casa, niente di che, felpe e pantaloni comodi. E questo è gatto Denver, adoro il gatto Denver. Visto che non sono qua nella cabina armadio, sarete curiosi di sapere dove sono le borse, adesso ve le faccio vedere. Torniamo in corridoio e ve le faccio vedere. Usciti dalla mia camera da letto, appunto, vi faccio vedere dove tengo le borsette. Adesso le ho spostate e adesso le tengo qui in questa scarpiera slash armadio, come volete chiamarle, le ho fatte fare io su misura. Prima c'erano soltanto delle nicchie vuote e ho fatto costruire sia le mensole all'interno, che adesso vi farò vedere perché sono abbastanza profonde, e poi le porte ho voluto farle completamente specchiate, perché a mio avviso ingrandiscono tantissimo l'ambiente. E poi gli specchi servono sempre, quindi da questa parte ci sono le borse. E voilà. E lassù in alto in realtà c'è uno spazio, perché ho acquistato una borsa nuova e la vedrete nel video spacchettamento domani. Domani 17:30, quindi quello spazietto lì appunto è della borsa che ho già rimpacchettato per farvi il video. Ho anche attaccato le due camelie che avevo nel mio studio in Olanda, questa glitterata. Non c'è in realtà ancora tantissimo spazio qui per aggiungerne di nuove, anche perché ho un altro mega acquisto in programma per i prossimi mesi, ma appunto qui non c'è tantissimo spazio per metterne di nuove, ma ho sempre pensato che posso sempre girarle tipo così e in questo modo appunto schiaffarle una più accanto all'altra senza che si tocchino, perché altrimenti il color transfer è sempre dietro l'angolo. Però appunto, volendo, di spazio ecco ce n'è, ma per il momento mi piace tenerle così, un po' come se fossero esposte in un negozio. Torniamo indietro per un momento, vi faccio vedere l'altra scarpiera. Qui effettivamente ho messo le mie scarpe. Voilà, eccoci qui. Allora, lassù ci sono i miei moon boots e altre scarpe che metto poco, solo insomma in montagna o con la neve. Tutte molto vicine l'una all'altra, mentre nell'altra casa c'era un po' più di spazio, ma sono riuscita a farle stare. I miei stivali sono là sotto, appunto, sono riuscita a far stare tutto qui. Se volete un video più nello specifico delle scarpe, fatemi sapere, anche se appunto se mi seguite da secoli già le conoscete, ma posso farvi un altro video aggiornato. Adesso qui abbiamo visto tutto, avete visto la stanza da letto. Qui anche questi li ho fatti fare su misura e c'è un sacco di spazio, vi faccio vedere. Qui ho messo i cappotti e giacche. E là sotto ci sono delle cose extra natalizie di Halloween, ma appunto qui ci sono i cappotti lunghi. E poi qua sopra invece le giacche e i cappotti un pochino più corti. E lassù c'è un'altra mensola che nemmeno uso perché non riesco a raggiungerla neanche con la scala che ho. Cioè, per farvi capire quanto è alto e quanto sono alti i miei soffitti. E questi sono tutti, quasi tutti,
i miei cappotti e le mie giacche, a parte quelle un po' meno voluminose che sono riuscita a far stare sotto il letto, appunto nel contenitore. L'unica cosina che ancora non vi ho fatto vedere da questa parte, questo è il mobiletto che avevo anche ad Amsterdam, l'avevo messo anche questo nel soggiorno. Anche questi quadretti li conoscete. Proseguiamo lungo il corridoio e qui ho messo le librerie che nell'altra casa stavano nel mio studio. Qui c'erano praticamente le mie scarpe e le mie borse. E qui, siccome ho tantissimo spazio in questo corridoio, in realtà c'è ancora tantissimo spazio, ma non so se voglio sfruttarlo, perché altrimenti mi chiude un po' l'ambiente, e mi piace un sacco il fatto che questo corridoio sia comunque molto grande, ampio, e quindi dà proprio una sensazione di leggerezza. Qui, allora, c'è un po' un mix di cosine, soprammobili, fotografie. Allora, là in alto ho messo i libri, e qui c'è appunto un mix di cosine. E sono ritornate le mie fatine, ragazzi, che lì non ci stanno tutte, là dietro c'è scritto Believe, e quindi hanno invaso anche l'altra mensola. Quanto mi erano mancate, perché ad Amsterdam non c'era lo spazio per metterle da nessuna parte. E adesso sono strafelice di rivederle. Qui ci sono invece tutte le mie cosine, i miei souvenir dei vari viaggi che ho fatto. Questo mi sa che non l'avete ancora visto, perché l'ho presa in Egitto qualche mese fa. Questo, il sombrero preso in Messico. E gli altri, secondo me, li avete visti. La geisha presa a Tokyo. Qui c'è Gatto Denver. Gatto Denver! Bubu! Saluta i tuoi follower! Come stai, Bubu? Bubu, no, lui mi sta portando verso la ciotola. Non è ancora ora di pappa, Bubu. Se n'è andato, vabbè. Altra cosa che adoro io, versione Simpson con gatta Stellina e gatto Denver. Altre fottine della mia nonna. E qui ci sono cosine della Toon. Altri libri giù. E poi, vabbè, la stampante. Proprio roba random. Libricini di quando avevo tipo 3 anni. C'è di tutto qui. Volete lo scettro di Sailor Moon del 97? Eccolo qua, ho tutto. Mi sono resa conto che di Amsterdam non ho niente, non ho mai preso un souvenir. Vivendoci non ho mai pensato di dover prendere qualcosa anche da turista, quindi la prossima volta che ci andrò avrò questa casetta di Amsterdam, che era un regalo. È stato un regalo di una mia amica, ma non so se conta. E appunto qui c'è tutto un mix di cosine. Questo era l'incontro a Udine con Nyx. È stato pazzesco. Il mio libro e altre fatine, un sacco di altre cosine. Questi sono, ragazzi, è stato un regalo di Chanel, non vedo l'ora di metterli sull'albero, ve li faccio vedere. Sono decorazioni natalizie. Non so se si riesce a capire bene con il riflesso. Non vedo l'ora di far l'albero e metterle sull'albero di Natale. Poi qui sulla destra c'è il secondo bagno, che è quello più grande. La lettiera non è molto estetica, ma purtroppo deve essere aperta, altrimenti Denver non ci entra. E questo è il bagno, tutti i miei prodottini. E qui c'è la vasca, se nell'altro bagno c'era la doccia, qui ho fatto installare la vasca. Originalmente doveva essere anche questa solo una doccia, qui doveva starci la lavatrice, poi appunto abbiamo cambiato tutto perché io volevo la vasca e non aveva senso per me avere 2 bagni e 2 docce, cioè scusami, e quindi appunto qui ci sono altri prodottini. Ed eccoci da un'altra prospettiva. E lassù, ho fatto installare queste mensole anche nell'altro bagno, in realtà non vi ho fatto vedere, ma le conoscete se vedete i miei video da tempo, ma sono la salvezza perché posso metterci un sacco di prodottini. Ma proseguiamo, torniamo in corridoio, andiamo verso il soggiorno, anzi verso il mio studio. E qui, appunto, la prossima porta è il mio studio, che dovrebbe essere aperto. Sì, lo lascio sempre aperto in modo che i gattoni possano andare a dormire sul divano, gli piace un sacco mettersi qua a dormire. E questo è il mio studio. Allora,
vi faccio vedere tutto quanto. Diverse cosine sono cambiate qui. Allora, è tornata la mia specchiera, quella di IKEA, ma ci ho messo questo effetto marmo sotto al vetro e io sono innamorata del risultato. Poi qui ho preso anche delle cosine nuove. Questa non la vedevo da secoli perché ad Amsterdam non ci stava e mi è mancata tantissimo. Qui c'è la scrivania dove edito i video e dove filmo, infatti ci sono le luci e la videocamera. Questa parte non è molto aesthetic, ma è, mi serve. E poi da quest'altra parte appunto ci sono altre, c'è un altro armadio che avevo fatto fare sempre su misura, ma non vi faccio vedere perché c'è un casino che non potete immaginarvi, è pieno di pacchetti e di robe. E questo divano invece assomiglia molto a quello che avevo, ma in realtà è diverso, è un'altra versione sempre dell'IKEA. Anche questo comunque è un divano letto, quindi sì, apre e arriva più o meno fino a qua, e quindi quando ho degli ospiti possono stare qui, avere la loro stanza con il letto matrimoniale. Ho messo questa libreria così sottile qua, non so se mi convince tantissimo, ma non saprei dove metterla altrimenti, perché prima l'avevo messa qui ma era un pochino scomoda e secondo me chiudeva un po' troppo l'ambiente. Il background dei video è così per il momento. E questo lato è un pochino vuoto, quindi vorrei aggiungere qualcosina qui in modo che nei video non ci sia questo lato così pieno e poi quest'altro lato vuoto con solo il muro bianco. Quindi magari datemi consigli, magari potrei mettere tipo un tavolino con una lucina. Non so esattamente, oppure potrei spostare di nuovo la libreria e rimetterla da questa parte. Ma appunto, se avete consigli fatemi sapere. Vi farò sicuramente un video in cui organizzeremo assieme la mia makeup collection, perché adesso questi cassetti sono un disastro, quindi ho veramente bisogno di un bel decluttering e di una bella risistemata. Qui avrete notato sul divano ci sono i miei acquisti che ho fatto tempo fa, ma ancora non vi ho fatto vedere, quindi ho reimpacchettato tutto per farvi l'unboxing su YouTube. Una cosina di Chanel e un'altra di Saint Laurent. Ed ecco qui il mio studio da un'altra prospettiva. Ritorniamo nel corridoio principale e arriviamo al soggiorno, dove finalmente intravediamo i gattoni che Denver non ci calcola perché sta in sciopero della fame. Vuoi pappa? Vuoi pappa? Guarda che manca ancora un'ora all'ora della pappa. Sì, ne sono certa. Garantito. Gattina. Ciao miei follower. Io non lo so perché quell'altro gatto continua ad urlare in questo modo. Non lo sopporto. Non lo sopporto. E questa è la situation qui. Comunque Denver sta bene. Se avete visto le storie su Instagram sapete che si è operato all'occhio, ma sta benissimo. È passato tutto, Bubu? Sì, cipollino mio. Gli devono ricrescere le vibrisse, i baffoni sulla parte sinistra, ma insomma, a parte questo, stiamo benissimo. Ancora un po' per la pappa, Bubu. Quindi dall'ingresso del soggiorno, del salotto e della cucina, questo è quello che vedete appena entrate. Qui c'è il nuovo grattino che dopo un paio di mesi hanno già fatto fuori i gatti e l'ho trovato rosa, ragazzi, cioè ditemi se non è stupendo, stupendo. Ci dormono sempre, quindi lo adorano, però ho visto che c'è anche la versione più grande e quindi Denver mi lascia filmare, cioè non mi molla, e quindi vorrei prendere forse la versione più grande. Però questo rosa mi è piaciuto tantissimo. Questi sono i quadri che avevo anche nell'altra casa, il divano che avevo anche nella casa di Amsterdam, ma l'ho accorciato perché aveva un pezzo in più, quindi aveva un posto in più praticamente. Adoro questo divano perché è contenitore e divano letto, quindi volendo posso ospitare 4 persone. Anche questo tavolino, questo l'ho preso su Maison du Monde, lo adoro. O su West Wing, no, mi sto su Maison du Monde. Lo amo.
E anche questo puff, perché mi chiedete sempre, anche questo l'ho preso su Maison du Monde. Stessa cosa le sedie, quelle trasparenti onestamente non ricordo dove le ho trovate. Queste sedie invece le ho prese anche queste su Maison du Monde. Queste sono tende in lino che ho fatto fare su misura. Le ho lavate e sono tornate bianche perché quelli che, vabbè, gli affittuari che avevo prima, lasciamo stare, ma erano grigie. E le ho lavate, aggiungendoci un pochino di candeggina e sono tornate bianchissime. Però al tatto il lino è diventato un pochino più rigido, ruvido. Quindi datemi dei consigli su come fare, ma sono comunque felicissima del risultato. E qua dietro c'è il robottino. Il tappeto è nuovo, anche questo l'ho preso su Maison du Monde e lo adoro, adoro. Non so bene come si chiami questo effetto, un effetto un po' invecchiato, però adesso se ne vedono tanti in giro di questi colori tenui e secondo me ci sta molto molto bene con i colori che ho scelto appunto per il salotto. Da un'altra prospettiva, lì c'è la TV. I gattoni che aspettano la pappa e lì adoro questo arco che divide i due ambienti e lì c'è la cucina ed il tavolo da pranzo. Questa era appunto la cucina che ho acquistato quando ho comprato casa perché era un primo ingresso. Mi sono un po' pentita di non averla continuata fino alla fine del muro perché adesso ho, vabbè, ci sono le ciotole dei gatti, ma ho questo spazio che non serve a niente, quindi datemi consigli. Potrei metterci delle mensoline, potrei, non lo so. Se avete delle idee, fatemi sapere perché non so veramente come sfruttare quest'angolino. Prima avevo il tiragraffi dei gatti qui, però non lo usano. Se sta in quell'angolo, non lo usano assolutamente. Si fanno le unghie sui mobili e sul divano, quindi non è fattibile. Quindi, a parte il tiragraffi, qualsiasi idea abbiate, fatemi sapere. E qui appunto la cucina è bubu. Qui ci sono tutte le mie cosine della Smeg. Quella cosina lì invece la vedrete domani nel video, vi farò sapere che cos'è. Comunque, l'unica cosa che vorrei fare cambiare in questa cucina, perché avevo installato questi, come si chiamano? Tipo anti-splash? Non lo so. Questi due paraschizzi in acciaio inox, ma non mi piacciono per niente. Me li hanno consigliati. Quando ho acquistato la cucina non mi piacciono per niente e sto pensando di far mettere delle piastrelle in marmo, quindi partendo da qui su tutta questa zona qui, incluso dietro i fornelli. Che cosa ne dite? Fatemi sapere, se qualcuno di voi se ne intende, mi faccia sapere uno se è fattibile, ma insomma presumo di sì. E due, fatemi sapere che cosa vi sembra, se possono stare bene oppure no. Oppure avevo pensato di mettere anche solo delle tipo piastrelline bianche, però forse l'idea del marmo mi piace di più. Devo solo capire se ci sta bene poi il marmo con il colore della cucina, che è una specie di color caffè latte. È un po' più freddo di quello che sembra in videocamera, quindi un po' più un grigio caffè latte. E qui invece, adesso non vi faccio vedere, qui c'è la lavanderia, c'è la lavatrice, insomma, le cosine sporche, lo stendino, però in questo momento non vi faccio vedere perché c'è un casino, quindi apprezziamo l'ordine adesso. E questo è quanto per il soggiorno e per la cucina. Quindi mia family, questo è quanto per il nostro video home tour di oggi. Io vi aspetto a questo punto, posso dirlo, domani alle 17:30 con un nuovo video. Un bacio enorme, a domani, ciao!